È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie. Ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Benvenuti dal Cremona Circuit, secondo round, 3700 metri per 9 giri di percorrenza, l'RBF che tra poco scende in pista con la pole position di Alessandro Villani, 1.38.901, secondo Rocchio, 1.39.959, Chimirri a chiudere la prima fila, seconda fila che si apre con Brancato, Michele a 1.41.414, Zavaglia e a Cornero a chiudere anche in questo caso la seconda fila, terza fila che si apre con Francesco Bernocco, Cazzanello e Colombari, quarta fila Borgonovo, Rossano e Lì Frieri che fu protagonista in quel di Varano, quinta fila con Favaro, La Rosa e Cavaliere, sesta fila Lucini, Mura ed Aquila in 1.43.490, la distanza è abbastanza importante delle prime posizioni, ma dobbiamo considerare che tra Villani e Rocchio c'è un secondo, settima fila con Piano, Ambrosini e Caso, Giuganino 1.44.610, Dos Santos 1.45.558, Biagini 1.46.7, Chierici, Liuni e Chiereghin a chiudere la nona fila, decima fila con Spallone, Morrone, Tua, undicesima con Startari, Simonelli e Gatta. A questo punto io non posso far altro che dare la linea ai ragazzi della regia che rimanderanno le interviste delle ragazze prima della gara e noi poi qui con Andrea Tomio pronti a dare gas anche per la RBF Cup. Il buon umore e la simpatia di Claudio Cornero stanno riempiendo i box. A Claudio vogliamo chiedere come si trova su questa pista molto tecnica e poi facciamo parlare anche i suoi ospiti. Vai Claudio. Allora, partiamo dal presupposto che Cremona è sempre stata per me una pista piuttosto balorda, l'ho sempre digerita poco, ma con i nuovi interventi fatti nella parte tecnica nuova invece ho gradito di più la Cremona nuova, ecco. E ieri è stata una buona qualifica, siamo sesti in griglia e secondi o terzi di categoria, togliendo le wild card. Siamo contenti, speriamo di mantenere un buon passo come quello di ieri e di fare la nostra bella figura come al solito. Giuseppe Castelvedere. Ma a Giorda l'ho visto concentrato, e puntiamo per vincere il titolo, oggi siamo secondi ma siamo davanti al primo, quindi puntiamo a vincere. Grazie. Grazie. Obiettivo, ci vediamo al parco chiuso. Ciao. Parco ciao. Chiuso, ciao a tutti ciao, ragazzi, ciao. Forza Jordan. Ciao. Pochi secondi con Fabio Lì Frieri per la seconda volta su questo circuito, come lo trovi? Ah, molto bello, con le nuove modifiche che sono state fatte è diventato molto molto carino, quindi ci sono delle belle curve, un bellissimo tracciato, quindi speriamo di impegnarci e portare a casa dei buoni risultati. Quasi un chilometro di rettilineo. Esatto, 900 metri, quindi un bel rettilineo, bella staccata, insomma c'è da... E lì puoi scaricare tutto quello che hai. Esatto, esatto. C'è da frenare forte, andare forte, dai, ci proviamo. Siamo amatori, cerchiamo di migliorarci tutte le volte. Bene, bene, tanta grinta, ci vediamo al parco chiuso. Grazie. Grazie. Ciao Fabio. Ciao, ciao. Grazie. Felicissimi di rincontrare Luciano D'Aquila. Che sensazioni hai di questo, su questo circuito? Cosa ne pensi? È la seconda giornata che veniamo. La prima giornata siamo andati benino. Dopo il primo round a Varano che... abbiamo fatto anche una caduta e non ci siamo piazzati proprio bene né per le qualifiche né per la gara. Ah. Oggi abbiamo fatto due turni di prove libere, è andato bene, si può migliorare, cercheremo di fare del meglio anche per domani. La moto in ordine, sì? Sembrerebbe che siamo a posto con la moto, con la testa e con il fisico. Ottimo. Vediamo di fare del nostro meglio. Ottimo, gli elementi ci sono tutti, ci vediamo dopo la gara. Grazie, grazie ciao, mille. Ciao.
Claudio Accornero, quale strategia userai per diminuire il distacco? Devo attaccare subito dall'inizio e non fargli scappare via. L'unica alternativa che ho per stare davanti, se no ce la mettono tutte per farcela, ok ragazzi? Grazie. Ciao Nicola, sei carico per la gara? Siamo molto carichi. La strategia per diminuire il distacco? Dare gas. Vai, ho un ottimo meccanico qua con me, quindi siamo alla grande, ciao. Alex Favaro, come sono andate le qualifiche? Diciamo che le qualifiche sono state condizionate da una bandiera rossa, quindi partiamo un po' più indietro, ma abbiamo il passo dei primi, quindi adrenalina a manetta e gas a martello. Bentornati, Cremona Circuit, si stanno andando ad allineare i ragazzi dell'RBF, qui al mio fianco, sempre super, Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a te Andrea, pole position di Villani, 1.38.901 con Rocchio e Chimirri a chiudere quella che è una fila importantissima, la prima, 1.38.9 Villani, 1.39.9 Rocchio, 1.42 Chimirri, seconda fila che si apre con Brancato, poi Zavaglia e Accornero, terza fila con Bernocco, Cazzanello, Colombari, ci aspettiamo un gran bello spettacolo, è una nuova disciplina, possiamo chiamarla, in quel del moto estate, però siamo sicuri che ci sia spettacolo da vendere. Assolutamente, assolutamente, nuova categoria, nuova pista, quindi dai, tutto nuovo, divertimento assicurato, tutto è nuovo, non è sicuramente nuovo quello alla quale assisteremo, la cosa alla quale assisteremo adesso, cioè l'accendersi e lo spegnersi dei semafori per quanto riguarda il Cremona Circuit. Eccoci qui, la bandiera verde che sventola, si sta per partire, vanno a partire tra pochi piloti, via, eccoli qui subito la partenza, vediamo con qualche impennata, speriamo che non ci sia stato nulla all'avvio, con la pole di Villani che ha strappato un secondo di distacco rispetto a Rocchio. Intanto siamo già live con Accornero, Andrea, che partiva dalla sesta piazza, mi sembra che probabilmente abbia mantenuto quella posizione. Intanto adesso cerchiamo anche un po' di incastrare, di intelaiare le varie moto. Ti chiedo subito Andre, se secondo te ad esempio anche in questo caso la performance, il grip si può sentire anche in questa categoria, ad esempio per quanto riguarda le gomme? Sì, diciamo probabilmente sì, anche se i tempi rispetto magari alla 1000 Open sono un po' più alti, quindi sì, si diciamo, avvicinano molto alla 300 Super Sport. Sì, se vai a vedere, sì esatto. Sono sì. Forse no, forse sono ancora un po' più bassi, però in realtà quando arriviamo dalla quinta piazza in poi ci troviamo ad commentare una gara su questa falsariga. Speriamo in quello spettacolo, ne siamo certi, perché era stato uno spettacolo anche a Varano. Ricordo benissimo le palpitazioni per quella che è una prima assoluta per quanto riguarda questa categoria. Villani, intanto e Rocchio stanno provando già a scappare, stanno cercando di mettere gas, di dare il loro ritmo, di imprimerlo, mentre siamo qua con Nicola Colombari che partiva dalla nona piazza e cerca di risalire la china. Non una grande partenza per lui. Sì, non una grande partenza, però anzi sta perdendo anche un po' sul rettilineo lì. Infatti hai ragione, ad esempio siamo qua con Lifrieri. Forse va lungo, no, sì. No, riesce a correggere, sì, naturalmente sì. Perde la posizione che stava cercando di acquisire sul diretto avversario. E allora andiamo a capire un po' qual è fare un po' un check. Villani, Rocchio, Bernocco, poi c'è Brancaro, Accornero, Zavaglia, Lifrieri, Favaro, Cazzanello, Borgonovo, La Rosa. Colombari ha avuto uno spunto non buono, si trova in una posizione bassissima, partiva dalla nona piazza, sicuramente deve rivedere qualcosa per quanto riguarda questo avvio, mentre sto cercando anche un po' di fare in mente locale, di capire un po' quali sono le situazioni che si vanno ad incastrare in questa prima fase. Vediamo tanti sorpassi, l'importante, come ribadivamo anche l'altra volta Andrea, è speriamo che non ci si faccia male, anche perché alcuni piloti sono esperti, mamma da qui l'ho visto uscire fuori male l'importante è non farsi male Andrea, perché sono piloti che sono alcuni proprio amatori alle nuove prime esperienze. Sì, infatti probabilmente penso anche che la problematica di tanti di questi piloti esordienti è che non sono magari abituatissimi alle partenze, quindi magari sì, hanno fatto delle giornate come pareggiamenti, come prove libere, ma in queste giornate non si fanno mai partenza da fermo, quindi magari come nel caso precedente che parti in nona posizione
sbagli la partenza un attimo e ti ritrovi in ventesimo, ecco, quindi questo è difficile. Di Frieri ad esempio inquadrato dalla dodicesima all'ottava, prova a Franco Bolasi, a Zavaglia e a Cornero che si stanno cercando di scambiare favori a vicenda. Di Frieri scavalcato da Favaro e questa è la problematicità di questo allungo. Intanto vediamo che prova a riscavalcare il diretto concorrente, mentre Villani sta prendendo un buon margine su Rocchio. Siamo alla fine del secondo giro all'ingresso del terzo e si è già creato un gap clamoroso sul primo degli altri, che è Bernocco, inseguito da Brancato, Piero e Zavaglia. Sì, effettivamente sì, beh, ma già dalle qualifiche avevano fatto vedere un passo un po' diverso e quindi si sta semplicemente replicando quello che era già scritto nella qualifica. Chi non è partito in maniera anche abbastanza, poi indugeremo anche su questo, è Chinirri, che partiva dalla terza piazza, Andrea, ma non è in classifica e non è proprio partito. Quindi è anche questa probabilmente una delle motivazioni che spinge a fare un certo tipo di considerazioni con Bernocco e Brancato, terzo e quarto, che stanno comunque cercando di avvicendarsi e di provare in qualche maniera a costruire una gara diversa rispetto a quei primi due che fanno un altro sport. Intanto l'ingresso, vediamo se gli chiude, gli sbatte la porta in faccia e riesce in maniera abbastanza importante e accomodante. Vediamo se prova il controsorpasso qui nell'ingresso. No, non ci riesce. È una bella sfida questa, probabilmente ce la trasciniamo fino alla fine della gara. Gara molto più corta, Andre, 9 giri. Te l'ho già chiesto prima, le gomme non penso che possano soffrire chissà quanto. Non penso proprio, anche perché appunto girando quasi 10 secondi rispetto a una Open, se hanno fatto loro 13 giri in quei tempi lì, non penso che girando 10 secondi più piano... Non siamo su una MotoGP dove devi percorrere 27 giri, allora lì sì che devi tenerti a Cornero alle spalle di Zavaglia. Vediamo se prova l'attacco, mi sembra che sia lontano, però prova a sfruttare la scia. No, non ci riesce anche perché l'ingresso è molto complicato e allora non va. Passa Villani, quarto giro, lo vedrete tra poco, eccolo qui, Rocchio, Brancato e Bernocco alle spalle a fare da sparring per la terza piazza. Vediamo se ci sarà sfida da questo punto di vista tra quei due che dietro erano abbastanza distaccati, come si stanno distaccando in maniera importante Villani e Rocchio. Rocchio che inizia a pagare praticamente 5/7 decimi a giro e adesso è un distacco che inizia a diventare abbastanza importante. Tanto live con Lifrieri vicino, mamma! Tanto vicino, mamma, Lifrieri che rischio su a Cornero. C'è un gruppetto piano Favaro a Cornero, Lifrieri che si sta formando e che ce ne veramente potrebbe dire e dare di tutto. C'è anche Zavaglia in realtà. Zavaglia, piano Favaro a Cornero e Lifrieri sono tutti non vicini, Andre, ma sono attaccati. Attaccati per modo di dire, questo vuol dire che potrebbe esserci gara da quel punto di vista. Sì, sì, beh, poi delle volte si divertono di più nelle retrovie piuttosto questo che davanti. Questo me l'hai insegnato, non bisogna mai disdegnare le retrovie anche perché lì può succedere di tutto. Lifrieri, eccolo qua il primo dei tanti sorpassi che magari vedremo in questa fase in RBF Cup. Su a Cornero che non riesce a rispondere, intanto andiamo a indugiare slow motion con Villani, con Rocchio. Qua deve essere uno dei primi giri. Sì, questo forse è il primo giro. Bernocco, qui sono proprio i distaccamenti che si sono formati nella fase iniziale. Mura, addirittura Mura era comparso alle spalle in maniera importante, poi è un po' scomparso. A Cornero, poi con la 62 Brancato, con la 8 Lifrieri, li vedete passare uno a uno. L'MLM stanno cercando di andare. Abbiamo anche tanti altri piloti. Con la 21 abbiamo la Rosa, con l'86 ad esempio, andando ad indugiare, abbiamo ancora altri piloti, Biagini, Caso, Ambrosini, Piano, Giuganino, Chierici, stanno passando un po' tutti quanti. Morrone ha avuto una grandissima partenza. Ci sono tanti piloti, Andrea, che hanno avuto una partenza eccellente, altri che, come dicevi tu, faticano, anche perché è una novità anche la partenza stessa. Eh sì, assolutamente, quindi è solo la seconda gara di campionato, quindi è un po' nuovo per tutti, dai. È nuovo per tutti, si devono abituare. Brancato, Bernocco, terzo e quarto, Zavaglia, piano, Lifrieri ad esempio è nono ancora, scavalcato da Cornero di nuovo, con Favaro in settima posizione, Villani e Rocchio che la fanno da padrone. Intanto qui se le stanno veramente dando come se fossero in una scazzottata questi piloti che stanno cercando di sopravanzarsi tra di loro. Lifrieri a Cornero. Abbiamo anche Favaro. Intanto ho visto una frenata
e al limite. C'è stata una controrisposta, sì, sì. C'è stata una controrisposta. Quinto giro, quindi siamo praticamente a metà gara. Andre, davanti fanno veramente storia a sé Villani e Rocchio. L'esperienza paga. Sì, 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 beh, questo è diciamo è abbastanza palese come cosa, ma probabilmente mi sembra di rivedere la stessa cosa di Varano, ecco, quindi bravo, più bravo. più o meno non cambia. Esatto, non cambia la solfa, non cambia che c'è sempre comunque Rocchio davanti che cerca seconda posizione di tenere le redini nella distanza con Brancato che ha scavalcato Bernocco e quindi si trova in terza posizione. Quarto Bernocco, Zavaglia, Favaro, Lifrieri, a Cornero, Cazzanello, Piero, La Rosa, Borgonovo. Queste le prime 12 posizioni al quinto giro in RBF Cup. Lo ricordiamo che è una nuova categoria, si è deciso di introdurle nel MES, nel trofeo Moto Estate. Una categoria che è praticamente all'interno della quale si trovano a gareggiare moltissimi rookie, moltissimi ragazzi che sono anche alla prima esperienza, che stanno provando ad affacciarsi nel mondo delle moto. E faccio l'esempio di Colombari che vedete adesso alle spalle di Giuganino. Colombari partiva dalla nona piazza, si trova in questo momento 18esimo, complice un avvio poco buono per essere giusti. Sta provando a risalire visto che in qualifica ha fatto un tempo non spavaldo ma degno di nota. È chiaro che Andrea, come stavamo dicendo tutta, devi prima faticano magari nella parte più complicata che è quella della partenza, ma questo lo sappiamo, si paga pegno. Certo, assolutamente. Beh, comunque c'è anche da dire che questo trofeo, gara, insomma, all'interno del Moto Estate fa avvicinare persone appunto, come dicevamo, dai pareggiamenti, da delle prove libere, e dare loro il modo di affrontare una vera gara con alla loro portata, anche conoscere piloti sicuramente più esperti e magari, esatto, guardare, migliorarsi da questi piloti. Sicuramente Villani non ha tantissimo in questo momento da guardare dagli altri, fa sport a sé, si è praticamente messo non alle spalle, ha creato tra sé e Rocchio un rettilineo di distanza, quindi pari a un 6 secondi circa, e non ne vuole sentire di mollare, con Accornero in settima piazza che cerca di inseguire Lifrieri e Zavaglia che li vede davanti a sé, alle spalle Favaro e Cazzanello. Questo è quello che si sta prospettando per le prime 10 posizioni, con Villani, Rocchio, Brancato, Bernocco, Zavaglia, Lifrieri, Accornero, Favaro, Cazzanello, La Rosa. È una gara all'interno della quale stiamo assistendo al monologo di Villani, alle spalle il monologo nel suo piccolo di Rocchio. È una sfida tra Brancato e Bernocco che sicuramente non mancherà da questo punto di vista, con Colombari che cerca di rientrare su Giuganino. Giuganino che partiva dalla 22esima e che si trova in questo momento 17esimo. Ricordo che non è partito Chimirri e non sappiamo la motivazione per la quale non è partito Chimirri. Ci sono diversi piloti, ad esempio anche Rossano stesso che partiva dalla 11esima e si trova 14esima. Alcuni un po' in peggioramento. Lucini 16esimo 15esimo, sto cercando anche di fare un po' la comparazione, certo, rispetto alla qualifica. Intanto vediamo qualche pilota che inizia a guardarsi alle spalle, inizia a esserci qualche doppiaggio da parte dei piloti di testa, che perché hanno iniziato a varcare Villani settimo giro. Ripeto, oggettivamente la gara di Villani è una gara su uno. Se allora ti chiedo a questo punto, Andre, visto che possiamo permetterci di fare una disquisizione, molto probabilmente dalla prossima gara inizia a esserci una parvenza di pubblico. Questo è un messaggio. Certo, una cosa anche per chi corre, iniziare a vedere qualcuno in tribuna è sempre gratificante. Questo senza può cambiare anche la percezione del vivere la gara diversamente. Ma sì. Beh, ti gasa di più. Sicuro. Oddio, poi magari se uno non è abituato che c'è anche il rovescio della medaglia, che dici mi stanno guardando, e potrebbe essere anche una cosa a sfavore. Che è una situazione che vale un po' in tutti gli sport, ragazzi, perché in tutti gli sport abbiamo vissuto questa discrepanza, questa differenza evidentemente tra il pubblico e il non pubblico. Ma sicuramente farà un enorme piacere anche all'organizzazione poter tornare a vedere il pubblico, non delle mille occasioni ma una percentuale, sperando che nella tappa di luglio, in quella di settembre, si possa tornare al completo, perché vuol dire che abbiamo sconfitto
questo Covid che ci trascineremo via, ma possiamo essere altrettanto sicuri, Andrea, e dirlo con una certa rassicuranza. Intanto vediamo Colombari, uno slow motion. Il Messi, il Covid ha provato a combatterlo, perché abbiamo assistito a un campionato in pieno Covid. Sì, stiamo vero, assistendo è a un vero, campionato vero, in, con un Covid che... Sì, 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 l'anno scorso... abbattuto, abbandonato, ma ci siamo ancora. L'anno scorso effettivamente... Comunque è stato abbiamo, un momento difficile. Abbiamo corso, è stato un momento difficile per davvero e... Quest'anno, dai, io ci ho sperato un po' di più che alla fine si potesse correre, infatti bene o male tutti i campionati sono iniziati nella stessa maniera, senza grossi problemi, però alla fine non siamo ancora usciti del tutto, quindi incrociamo le dita e speriamo davvero di poter vivere e tornare alla vita di prima. Ricordando soprattutto la grande passione che attraversa questi ragazzi che si fanno chilometri con le persone al seguito per passioni, hobby, chi per lavoro, chi per lo spettacolo, ma davvero siete grandi tutti quanti, dal primo all'ultimo, ragazzi, continuate a farci divertire. Tanto stiamo vedendo qualche slow motion spettacolare da parte dei vari piloti, anche perché la gara oggettivamente sembrava essersi indirizzata in una certa maniera. Questo è uno slow motion di Cristian Spallone, che partiva dalla 28esima piazza con un Villani che aveva strappato la pole, che si trova in questo momento con un distacco siderale di 6 secondi da Rocchio, che è il secondo della piazza, terzo Brancato, quarto Bernocco. Questi primi quattro, belle queste inquadrature che ci vengono fornite dalla regia e che ci riescono anche a e ci permettono di capire qual è il circuito, com'è strutturato il circuito. Caro mio Andrea Tomio, siamo in prossimità dell'ottavo giro. Dai, dai, siamo, dai, al penultimo ormai, e i ragazzi con Villani, mamma mia raga, ha fatto un solco Villani. Eh sì. Beh sì, se pensi che dava semplicemente 7-8 decimi al secondo, che è Rocchio, quindi diciamo in 10 giri sono 7-8 secondi al secondo. Sta veramente continuando a fare quello che noi chiamiamo uno sport a sé, ma quella che un po' è la sua gara. E lo dicevi anche prima, quando abbiamo assistito ad esempio anche alla Solo di Gennai, dicendo quando a un certo punto parti è come se non avessi la percezione, quindi decidi di proseguire, anche magari rischiando qualcosina, ma lo fai perché sei anche in fiducia. Evidentemente Villani in questo caso è in fiducia totale. Certo, 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 come dicevamo, continuare a tirare fino alla fine ti aiuta, perché mantieni la concentrazione e non anche perché dal momento che dici Lifrieri alle spalle di Zavaglia, lo scavalca Lifrieri, corona una marea di sorpassi per lui, si trova adesso in quinta piazza, però non so se questo davanti a questo punto sia Bernocco oppure se sia stato scavalcato. No, è un doppiato. Ecco perché Bernocco e Brancato si giocano la terza piazza, un po' più avanti Lifrieri infila Zavaglia e si piazza in quinta posizione. Super gara di Lifrieri, anche perché Lifrieri partiva dalla 12esima, si trova in quinta, ma ha sorpassato uno dietro l'altro tutti i piloti dalla nona alla quinta. Grandi, grandi sorpassi. Bella da rimonta, parte sì. Di Fabio Lifrieri. Ha fatto proprio una bella rimonta e dai, adesso arrivare... E arrivare alla fine. No, sì, no, soprattutto sto pensando arrivare in zona podio, forse... È difficile, sono molto lontani. È un po' il terzo e il quarto, sì. Anche perché Villani si appresta a chiudere l'ottavo giro e siamo al final lap. Villani sta conducendo una gara in solitaria, un po' mollato in questo caso Andre, Rocchio insegue, evidentemente ha certo, 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 perché... Beh sì, non ha neanche senso cadere per andare a prendere una persona che è da... Cioè, ci sono distanza. Due doppiati, forse anche questa è una delle motivazioni tali per cui ha un po' decelerato Villani, se possiamo parlare di decelerazione in questo caso. Siamo live con Colombari, che ha avuto qualche problema, che ha faticato in precedenza, che sta cercando con le unghie e con i denti perlomeno di agganciarsi al trenino guidato da Lucini, che poi vede anche D'Aquila alle spalle, Colombari dietro, Colombari che ha avuto una partenza sbagliata ma che comunque sta provando a risalire. Andre, abbiamo veramente visto una gara interessante, bella, bella, l'RBF bella. Cup, non abbiamo visto nessuna caduta, questa forse è la cosa più importante. Esatto, 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 anche perché dai, ci sta e bisogna divertirsi, visto che è un campionato a livello un po' più
meno professionisti, quindi dai, la cosa importante è divertirsi, portare a casa la moto e fare una bella esperienza. Esatto. Questo è molto importante, Andre, mentre ci accingiamo probabilmente tra poco a vedere Super Alessandro Villani vincere l'RBF Cup. Stiamo aspettando anche perché siamo on board live con Colombari che prova, ma non mi sembra che possa riuscire ad avere le cartucce per arrivare ad Aquila e a Lucini. Sono molto distaccati. Sì, almeno vedo un secondo e mezzo l'uno con l'altro. Finisce qui, eccolo qui, vince Ale Villani, facile facile, l'MLM, vince Villani. Aspettiamo anche il buon Rocchio alle spalle, che deve avere qualche doppiato da scavalcare. Eccola qui la bandiera, scacchi che sventola, arriva Rocchio, arrivano Brancato e Bernocco, affiancati e appaiati. Comunque alza la manina Rocchio, come per dire, ho finito la gara, alza la manina, probabilmente anche Brancato, poi Bernocco, lì Frieri, Zavaglia a darsi battaglia con una fucina di piloti che passano. Vediamo il raffronto cosa dice. Sì, Lifrieri quinto, sesto Zavaglia, Cornero, Favaro, Ambrosini, Cazzanello. Allora Andre, a questo punto vince Villani, Rocchio, Brancato, Bernocco, Lifrieri, Zavaglia, do la linea volante al podio e poi una chiosa finale per quanto riguarda l'RBF Cup. Al parco chiuso con Luciano D'Aquila, com'è andata Luciano? Lasciamolo riprendere un attimo. Abbiamo fatto una cattiva partenza, però abbiamo provato a recuperare quanto più possibile. Alla fine vedremo il risultato dopo, quando compariranno tutti i tempi. Però mi sono divertito, è andato bene, ho distrutto la gomma, a un certo punto non teneva più. Siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti, un saluto a tutti i miei sponsor che ci aiutano e ci fanno fare quello che ci piace di più. Ciao a tutti, grazie mille, alla prossima. Buon Fabio Lifrieri al parco chiuso, soddisfatto Fabio? Ma sì, sì, soddisfatto, è stata una bella gara, peccato c'erano 2-3 mille davanti, ci siamo un po' battagliati e ho fatto fatica a passarli. E ci ho messo un po' nel frattempo Bernocco allungato, però ha fatto un weekend bellissimo, quindi parlo della mia categoria ovviamente. Quindi complimenti a Bernocco, complimenti a tutti, è stata una bellissima giornata. Ma ti aspettavi qualcosa di più? No, nel senso sono contentissimo. Mi aspettavo di lottare con lui un po' più da vicino, questo sì. Però ne aveva veramente di più e oggi era difficile stargli dietro, quindi dai, bravo lui e bravi tutti. Dai, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Con Claudio Cornero, visto che siamo abituati a scherzare con lui, era preoccupato che non fosse sudato. No, una bella sudatina l'abbiamo fatta. È stata dura, nel senso che l'ho sottovalutata, ho dato meno importanza a chi avevo vicino, perché in partenza sono andato bene, sono partito subito, ero secondo o terzo, poi c'è stata una ripresa da dietro, mi hanno passato in 4-5, poi ho ripassato anch'io, credo o terzo o quarto in classifica, quindi di categoria dovrei essere anche lì o secondo o terzo. Sono molto contento perché ho fatto il mio tempo migliore, l'ho fatto di passo, che era prima invece era un una tantum, quindi sono fiducioso anche per la classifica del campionato, speriamo che porti qualcosa di buono, via. Grande risultato, a presto. Grande Jordan, ciao a tutti. Io sinceramente stavo chiedendo a Colombari Nicola perché fosse così sudato. Voleva prendermi a calci, giusto? Ho appena fatto un giro in bicicletta, allora... Ah, ok, è quello che mi avevi detto prima. Esatto, sì. No, mi sono divertito molto. Ho sbagliato la partenza, mi hanno infilato in 2000, però dal di dietro ho recuperato, mi sono divertito un sacco, quindi va benissimo così. Dai, grande. Siamo alla prossima, allora. Grazie. Peccato, partivo molto avanti, però. Peccato. Grazie mille. A voi, ciao, ragazzi. Ciao. Sono partito con un lunch e ti riprendiamo, sono... Ho visto il tuo codone arrivare vicino e ho detto... Mi piace molto bene. No, non riprendere perché deve essere una cosaccia. No, vai. Ho detto, ti arrivavo sotto, ho detto, sono partito bene una volta al mondo e ho perso la pedana del cambio. Quando ho trovato la seconda mi hanno infilato in 2000. Ciao. No, comunque, non so... Vai. Ti ricordo che l'anziano... Ok, l'anziano ne ho 47 e tu ne hai 49, quindi esatto, non hai tanti di più. Ti era infilato di dietro, ve lo ricordiamo che l'anziano eravamo tutti attaccati, quindi è un peccato. Dai. Ci divertiamo sempre, ragazzi. È stato un peccato e ci siamo divertiti lo stesso. Grandi, grazie.